6 padiglioni su 32.000 metri quadrati di superficie. Questa è Reas al centro Fiera del Garda di Montichiari, dove fino a domenica sono attese oltre 20.000 persone per la 13ª edizione della rassegna dell'emergenza attrezzature da soccorso e sicurezza. In vetrina le tecnologie di gestione del primo soccorso, delle calamità e delle situazioni di rischio, attrezzature ma anche momenti di confronto attraverso convegni, formazioni e aggiornamento per le forze dell'ordine e le numerose associazioni di volontariato attive sul territorio nazionale. A Montichiari le emergenze vengono valutate a 360 gradi in tutte le loro possibilità e necessità. E così si trova la Lamborghini Gagliardo della Polizia, utilizzata non solo per l'inseguimento degli automobilisti indisciplinati, ma anche per il trasporto di organi. C'è la cisterna chilolitrica dei Vigili del Fuoco per spegnere incendi particolarmente vasti. Ci sono le ambulanze attrezzate per le esigenze più diverse, alcune con accorgimenti e allestimenti a misura di bambino, soprattutto in fatto di accoglienza. Uno spazio internazionale quello di Reas, grazie alla collaborazione con la Fiera di Hannover. Ovviamente Reas, salone dell'emergenza, per quanto riguarda l'emergenza di protezione civile, antincendio e primo soccorso per il settore ambulanziero, direi che ormai è diventata, come potete testimoniare dalle immagini, la fiera di riferimento di questo settore. Come fronteggiare un'emergenza lo si impara fin da piccoli, per questo a Reas si va anche a lezione di rianimazione con massaggio cardiaco. Il bambino piccolo bastano due dita o i due pollici, nel bambino basta una mano e sull'adulto si usano tutte e due le mani. Attrezzature con tutte le ultime novità del settore, ma anche sostegni irrinunciabili, soprattutto nella ricerca persone. Dimostrazioni sul campo per le unità cinofile. E noi come Croce Rossa abbiamo un gruppo che va sotto i soccorsi speciali, che qui vedete esposto, che siamo noi delle unità cinofile, gli OPSA che sono i soccorsi in acqua, gli SMTS che sono soccorsi in ambiente urbano e i soccorso piste da sci. Come ricerca persone noi siamo organizzati in ricerca maceria, soccorso in acqua e soccorso in superficie.